che mi abbiano fatto un incantesimo. Come un voodoo? Lo dobbiamo togliere? Stai bene? No, sei caldo? Dai, no, tesoro, per favore, non prendermi in giro. Ieri un barista travestito tipo da fata madrina mi ha lanciato un incantesimo, credo. Come? Sì, oggi sto rivivendo le cose di ieri. Riesci a capire? No, quello che dici non ha molto senso. Allora, ieri era la vigilia di Natale e anche oggi è la vigilia. Ed è il tuo compleanno, ti prego, per favore, quest'anno non fare la vittima, amore mio. No, no, non sto facendo la vittima, sono serio. Senti, dobbiamo parlare di un po' di cose. I miei ti vorrebbero al pranzo di Natale. Sanno già che non verrai, però loro ti hanno comunque invitato. E hai il tuo posto a tavola. Ecco, vedi, no, scordatelo, no. Tuo padre mi odia. Papà, lo sai, guarda. Non ti odia. Che c'è? No, adesso no, tesoro, vieni. Papà. Ti prego, amore, aiutami. No, senti, Chu, io ho già due bambini e non voglio il terzo. Se hai dei problemi, vai in terapia. Esatto. Allora, ieri era il mio compleanno e oggi è il mio compleanno. E una... un fato madrino mi ha stregato. Papà. Che c'è? Guarda. Sì, che bella, sì, è bellissimo, amore. Ehi. Ok, vediamo, certo. Sì, questo è il disegno più bello che abbia mai visto. È una cosa spettacolare, è incredibile. Perché c'è tanto, tanto, tanto colore. È incredibile, già. Che c'è? Ah, ok, sì, beh, io non mi sento bene. Scusami. Scusa, tesoro. Mm-hmm. Scusa, amore. Mm-hmm. Ora vado in farmacia e ci vediamo tra poco. Sì, sarà meglio. Non ti dimenticare dei regali. Mm. Guarda. È bellissimo.